Oggi parliamo di vitiligine, una patologia diffusissima nel mondo. Pensate che ne soffrono addirittura 100 milioni di persone, un numero anche sottostimato, perché spesso chi soffre di queste vistose chiazze bianche sulla pelle tende a nasconderle, a non parlarne. In Italia siamo intorno al milione di persone. Oggi abbiamo una bellissima notizia. La cura sembra essere sempre più vicina. Ho con me due ospiti che ringrazio di essere con noi, il dottor Matteo Bordignon, che è un dermatologo e un grosso ricercatore che attraverso anche l'associazione italiana ADIVIT si occupa dei pazienti e della ricerca appunto sulla vitiligine, e Luca Onestini, che è un personaggio ormai molto noto, presentatore TV, e che attraverso anche la sua esperienza ha dimostrato come si possa convivere bene con la vitiligine, perché spesso il problema non è soltanto legato alle chiazze sulla pelle, ma è proprio l'impatto che ha a livello psicologico. Dottor Bordignon, ma allora la cura è vicina, è davvero così? Sicuramente è molto vicina, nel senso che le ultime ricerche fatte con l'Università di Padova abbiamo dato una svolta abbastanza importante a questa patologia. Abbiamo identificato infatti per la prima volta al mondo una particolare proteina come unica causa della malattia o come principale causa, a differenza invece delle conoscenze finora acquisite che puntavano i fari, diciamo, solamente sull'aspetto dell'immunitario della malattia. Invece dai nostri dati sembra essere marginale o comunque non protagonista. Questa cosa cambia radicalmente, diciamo, il futuro, perché adesso abbiamo un vero e proprio bersaglio, una singola proteina che possiamo colpire, inibire, rendere non più funzionale, in maniera da aprire nuove strade terapeutiche fino a poco tempo fa assolutamente impensabili. Volevo chiedere a Luca Onestini, ma lei un commento suo su questa cura che è così vicina? Lei che ne soffre? E poi le volevo anche chiedere, insomma, la vitiligine è spesso vissuta con grandi difficoltà a livello psicologico. Lei in realtà è un esempio di forza, di successo. La vitiligine, insomma, non frena la nostra vita. Ecco, anche dare un consiglio a chi invece purtroppo non la vive così positivamente. Per quanto riguarda la prima domanda, sicuramente è importante dare una speranza ai pazienti. Quindi io conosco da tempo il dottor Bordignon, ho visto tutti i passi che ha fatto per arrivare, gli approfondimenti che ha fatto in questi studi. Credo che sia un qualcosa veramente di incredibile per tutti noi che ne soffriamo. Il fatto di avere una speranza, il fatto di essere così vicini a una cura, è un passo veramente molto importante. Quindi sono felice che il dottore abbia approfondito la questione, abbia dedicato tutto il suo tempo a questa patologia che, se ci pensiamo, insomma, diciamo che ha poche persone che investono in questo ambito, nonostante il fatto che, come ricordava lei prima, ci sia un numero di pazienti che non è indifferente, perché cominciano a soffrire tante persone. Dare speranza credo che sia la cosa più importante. Per quanto riguarda invece il mio approccio psicologico a questa patologia, io sono stato molto fortunato, perché ho avuto dei genitori, insomma, che non me l'hanno mai fatta pesare, perché a me è venuto fuori che avevo 11 anni, e di conseguenza io non ho mai avuto problemi, non ho avuto difficoltà, diciamo, psicologica associata alla patologia. Però ho anche la fortuna di averla sulle ginocchia, magari c'è chi ce l'ha in zone magari più visibili, e magari se la vive sicuramente, ecco, peggio di quanto possa fare io. Grazie Luca Onestini. Dottor Bordignon, posso dire che la cura non sarà una cura invasiva, insomma, gli studi parlano di una cura a livello topico? Assolutamente sì, il nostro sforzo è quello proprio di indirizzare tutte le possibili future terapie verso la più assoluta semplicità. Le persone che hanno la vitiligine spesso hanno zone molto estese e quindi fare metodiche invasive sarebbe controproducente. Per cui ci stiamo orientando e stiamo facendo tutti i nostri sforzi per sviluppare esattamente una crema, quindi una particolare crema molto tecnologica che riesca con delle particolari sostanze a bloccare questa proteina e che quindi solamente con l'applicazione direttamente sulla cute riesca a dare beneficio ai pazienti affetti. Ringrazio il dottor Matteo Bordignon e Luca Onestini per essere stati i nostri ospiti e per le loro importanti testimonianze. Alla prossima intervista. Il 22% del personale medico piemontese è stressato per colpa della pandemia.
Una percentuale che sale al 27% se si guarda solo a chi interagisce direttamente con i pazienti malati di Covid-19. È il quadro che emerge da una ricerca che sarà presentata dall'Ordine degli Psicologi del Piemonte nel corso di 3 incontri previsti nell'ambito delle iniziative per la Giornata Nazionale della Psicologia. E i rischi sono sempre quelli del contagio e quindi i rischi di un possibile ritorno alle limitazioni di spostamento, di movimento, quindi tutto quello che si è sofferto durante la quarantena in termini di solitudine, di ansia, di timori, si può riproporre, anche se sicuramente non è, la parte psicologica non emerge subito. Credo che l'emergenza è stata dapprima di tipo sanitario, ovviamente, e poi le problematiche psicologiche, i timori e le ansie si sviluppano pian piano. Il 33% degli italiani, secondo una ricerca dell'Istituto Tiepoli, è più stressato rispetto a prima della pandemia. Quali risposte si possono trovare oggi da uno psicologo? Vogliamo porci in relazione alle istituzioni. Oggi, in questa settimana, poniamo l'attenzione alla scuola e alla sanità, perché sono le due istituzioni che hanno un più forte impatto rispetto al Covid, e credo che il sostegno, l'intervento psicologico possa essere di aiuto in termini di comprensione del disagio, in termini di elaborazione del disagio, in termini di trovare forme di collaborazione per gestire bene le problematiche legate alla pandemia. Avere volontari sereni, competenti e consapevoli, capaci di affrontare e risolvere le diverse problematiche ed essere sempre più empatici con i pazienti. Questi sono gli obiettivi che si pone la nuova scuola di formazione dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, presentata a Roma dal presidente Sergio Amadori e che aprirà le sue porte il prossimo 15 ottobre. La scuola è importante perché, facendo emergere lo spirito di fraternità, noi possiamo trasportare questo spirito anche nella nostra società civile. Questa non è una cosa che serve solo all'AIL, questo serve a tutta la nostra società. Covid ci ha insegnato. Molti volontari, anche di altra specie, sono entrati in ballo perché hanno capito, loro hanno il senso di fraternità, l'hanno messa a disposizione. Ecco, vorremmo che questo fosse veramente, questa pandemia in particolare, fosse l'occasione per cambiare questa prospettiva del volontario, che molta gente continua ancora a considerare qualcosa di cui si può fare a meno.